Adesso però devo dare spazio al secondo collegamento di oggi che è in linea con quanto andavamo dicendo con la amica e collega Rosalia Chiarappa di Città Meridiane Travel Dog, perché rimaniamo in tema vacanze, turismo, destinazioni e sostenibilità. In collegamento con noi ho il piacere di avere il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Oggi 26 agosto 2024, come dicevo ai nostri telespettatori, giornata mondiale del cane. Con in il collegamento precedente abbiamo anche visto come il mondo degli umani si sta sempre più attrezzando anche su questo versante, perché insomma le difficoltà molte volte di tante strutture, mezzi di trasporto non sono di poco conto. Per quanto mi veniva da pensare, prof, essendo stato al mare come tanti in questi giorni, e per quanto i nostri amici a quattro zampe molto probabilmente sono molto più civili, educati, puliti di noi, che spesso lasciamo anche i rifiuti in spiaggia, ecco, o ci comportiamo in maniera non sempre adeguata. Come sta andando quest'estate 2024 dal tuo punto di vista, prof? È un'estate un po' problematica, nel senso che c'è stato un aumento di prezzi che ha tenuto lontano le famiglie. Chiaramente è un'occasione in corso cui occorre porre rimedio. Adesso è finito il periodo dell'overpresenza e quindi da adesso in avanti bisogna ristabilire certi livelli di servizio che rendano la Puglia sempre e comunque attraente agli occhi del mondo intero. Ecco, il tema dei prezzi in effetti è stato uno dei temi caldi di quest'estate 2024, ovviamente ha riguardato un po' tutta l'Italia, non solo la Puglia, sulla quale abbiamo ovviamente uno sguardo privilegiato, un turismo che sta diventando sempre di più un turismo delle destinazioni, però ecco, dobbiamo fare attenzione a che sia un turismo sostenibile sotto tutti i punti di vista. Assolutamente sì, noi abbiamo bisogno di alzare l'asticella. So che hai parlato nei giorni scorsi e che oggi inizia ad esempio un evento sull'olio. Ecco, l'evento sull'olio noi dobbiamo renderlo molto attraente, molto interessante, non parlando ad esempio più di olio come alimento, ma parlando di olio come marcatore della qualità della vita. Se si utilizza l'olio Evo si migliora la qualità della vita. Ecco, dobbiamo fare dei passi in avanti verso questa direzione. La Puglia deve diventare il territorio della bellezza. Se noi parliamo di bellezza è chiaro che leviamo il livello. Non ci si stanca mai di visitare un posto che è bello, si ritorna sempre in un posto che è bello. Se invece parliamo di qualcosa, di una vicenda normale, è chiaro che ci si stanca e la storia, abbiamo sempre bisogno di una storia nuova, di una storia attraente, di una storia bella. Ecco, la Puglia deve assolutamente elevare il livello di narrazione e il livello di prestazione. Solo così continueremo a migliorare, ad avere uno sviluppo sostenibile. Del resto, come ci sta favorendo la regia? Abbiamo un'agenda, quella dell'Orizzonte 2030, che ci suggerisce degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile che sono molto importanti. Prof, tra l'altro, ecco, volevo ricordare che per quanto tu sia a Milano ormai da più di 40 anni nell'Università Cattolica Sacro Cuore, hai origini pugliesi e sei molto legato alla tua Martina Franca. Per questo, ecco, il tuo ragionamento molte volte si sposta sempre sulla nostra amata regione. Hai fatto anche già un esempio, ma se volessimo provarne a immaginare degli altri, quali modelli di sviluppo sostenibile potrebbero essere vincenti per la Puglia e non solo?
Allora, per lo sviluppo sostenibile e per il turismo sostenibile noi abbiamo un vantaggio competitivo che si chiama masserie. Le masserie hanno fatto un lavoro incredibile dal punto di vista alberghiero, ma sono diventate anche, hai citato Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria ha fatto sì che l'opera, il bel canto, fosse ospitato dalle masserie. Ecco che le masserie hanno accresciuto la propria attrattività in maniera veramente significativa. Io però in questi giorni ho visitato una masseria vera, quella che fa da masseria didattica, dove ti insegnano a fare i latticini, quella che ha gli animali. Ecco, una delle cose più belle che ho fatto in questo periodo di ferie è accarezzare il muso di un asino. Il massaro mi diceva, guarda, starai bene tutta la giornata, aveva ragione. L'asino è un animale incredibile, Martina Franca ne ha probabilmente il migliore esemplare al mondo, e quell'asino ha una funzione seria, nel senso che tiene il sottobosco pulito. Quindi pensiamo un po' a quante cose si possono fare in maniera sostenibile. Se il sottobosco diventa pulito, è chiaro che teniamo a bada i rischi di incendio, è chiaro che teniamo lontano un fenomeno mostruoso che si chiama xylella. Cioè, ecco, dobbiamo rimettere in moto questi meccanismi virtuosi e si può fare, ce l'hanno insegnato i nostri avi, dobbiamo solo portare avanti questi discorsi con intelligenza e sostenibilità. Sostenibilità significa tante cose, significa ad esempio rifiuti zero, significa ad esempio sprechi zero. Io e te abbiamo un pallino che si chiama turismo enogastronomico. Ecco, da questo punto di vista ti cito un esempio virtuoso, lo chef Enrico Derfringer, che è stato lo chef della regina Elisabetta della Casa Bianca, proibisce alla sua brigata di utilizzare in cucina i cestini per i rifiuti, essendo le materie prime che arrivano in quella cucina assolutamente di livello eccellente. Dice, non si butta più niente, non ci sono più i cestini. Ecco, pensa che messaggio fortissimo si lancia a chi ci osserva: in questa cucina non si butta più niente, di tutte le materie prime si fa un uso ottimale. Ecco, dobbiamo inventarci messaggi potenti, efficaci, belli. Però hai centrato senza dubbio il punto della questione, facendoci esempi davvero importanti. Del resto, ecco, recuperare l'autenticità anche dei nostri momenti di svago, delle nostre vacanze, significa riconnetterci con i nostri territori, la nostra storia, le nostre tradizioni, e sui territori ritroviamo, come hai detto benissimo anche tu, non solo i nostri cari e amati animali, ma anche le primizie, le eccellenze di un territorio come la Puglia, ma come l'Italia più in generale, che sa regalare tante soddisfazioni. Purtroppo per me e per quanti ci ascoltano, il tempo in TV è sempre tiranno, per cui dobbiamo volgere alla conclusione, salutarci, ma spero di ritrovarti presto per tornare a parlare di sostenibilità e di turismo. Come ci ha insegnato Padre Pio, le cose avvengono per ricombinarsi delle combinazioni. Ci ritroveremo sicuramente prestissimo. Grazie mille prof, ci conto davvero di cuore e non mi resta che augurarti buon proseguimento di giornata. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.